in diretta, perfetto, quindi registrazione, possiamo andare, siamo in ambito. Para todos meus amigos, che liga pro me. Dice, piano, perché io sono per tutti i miei amici. Che ligan. Ah, pure salutiamo Liga, il signor Liga. Che liga. Ah, che mi chiamano. Ligan. Vos sei grandi, vos sei importanti, okay. Aquele che sta o un lato di voi, a quello che sta, quell'uomo che sta accanto a voi, non se feio, è un gran figo, è l'uomo più bello del mondo, è molto toco. No, grazie, vostè tradotto molto male. Ma io sono allievo di Vosè. Sei grande, Vosè, grande chef. Aquele che ma quello che esatto, lo chef è molto grande, ma quello che nobilita il programma è grazie. Grazie amici dal Brasile che telefonate al maestro. Allora, dunque, buongiorno, buon pomeriggio, buonanotte. Buonanotte. No Brasil, quando si cucina, a gente canta. Allora, in Brasile quando si cucina la gente di polizia canta. La gente. Vabbè, chi sa? Le persone. A turma del mondo. Le persone cantano. Una canzone di un cantor brasileiro. Una canzone di un cantante brasiliano di San Paolo. Sempre di San Paolo. C'è un Brasile tutto San Paolo, non è? Copacabana, Niño. Rio de Janeiro, no. Niño de Angelão. Quanto longe eu cheguei para ter minha sorte. Sem paletto e gravata entro. Maestro, una domanda. Una pregunta, una domanda. Che tocco a lui. Ma esto voglio para atrás para entender o chego e gravata. Esto cantante brasileiro ave e cabello biondo a caschetto. Ave o cabello branco. No. Cabello branco, sì. E allora noi stiamo parlando del nostro napoletanissimo Nino D'Angelo. Il maestro continua a rubare i cantanti. È brasileiro. Che prima Domenico Modugno, Francisco De Vigorigno, Nino di Angelao. Quanto longe io cheguei. Mi manca solo Claudinho Bellino. Vabbè. Andiamo al piatto, maestro. Oggi cuciniamos. La pasta, assados, forno, la paista con forno. Stavo preciso al macarone. Sì, tipico piatto brasiliano di San Paolo. La pasta al forno. No, mia nonna l'ha inventata. O cantore di San Paolo. Maestro, questo direttamente. I macarone sono del Brasile, de Bahia. De Bahia. E questi vanno messi direttamente con tutta la confezione, perché la confezione è autoestinguente, quindi voi la mettete così in forno e diventa già perfetto, capito? Sì, questo l'ho comprato apposta. Quindi pomodori. Bravo, perfetto. Ma non ha messo Cuscia vita. Ah, direttamente la pasta, non mette farina. Cuscia vita. Solo no. Te sa me la pasta. Cuscia vita, macarone. Piccoli. Macarone, spomate. Ferite al tomato, ferite. Tomate. Cominciamo a massacrare anche i tomati. Farina. Farina. Ah, ecco, la farina. La farina. La farina. Forse è un bigode branco. Io caputo, io so solo che. Ma cos'è un bigode no, branco? No, il mio bigodino è. Era una volta biondo. Atun, dove sta atun? Il tonno, dov'è il tonno? Qua, onde tonno sta? Direttamente pescato dalla. Qua. Aspetta, togliamo il microfono che non deve più, ha finito di cantare. Il tonno questo Antun, fresco, allora, tonno pescato nel nostro mare italiano, perché giustamente. Sì, Oceano Pacifico.
No, questa è cacca, come si chiama? Porticello. Allora, porticello. Porticello, porticello, tonno. Tonno fresco, brasileiro, tonno fresco, porticello. C'è scritto porticello. Un pedacinho. Un pochino di tonno. Ah, vai. Al solito la parte più importante della cucina brasiliana è la mescolata. Oregano, vostro è sempre fesciato. L'origano, detto anche Turchia, non passo Turchia. No, questa è la spazzola perché per mia cavelos che vostro mi sporca. Maestro, una domanda. L'olio sì, ma non mette sa mai. Sai, no, io tengo come si dice apprezzato, cioè facciamo al contrario, apprezzato, ma è apprezzato, apprezzato, meravigliato, nada sao, e poi sei subito nada sao. Mescoliamo, saponata, saponata no, perché questa, microonde, l'aiutiamo perché è muy caliente. Certo, il forno di microonde è muy caliente. Regia, inquadriamo questo olia mondo, olia aneis assados, macarones assados, do chef Bibigno. E quindi bellezza. Maverucchio.